Eccoci qua, buongiorno a tutti. Lo scorso video abbiamo scherzato sul fatto di lasciare da solo o meno il cucciolo a casa. Allora, qual è il modo corretto per insegnare al nostro cucciolo a stare da solo a casa? Allora, noi intanto ne abbiamo già parlato diverse volte, dobbiamo allestire un recintino modulare, questo darà sicurezza al cucciolo e sicurezza a noi, diciamo, perché il cane avrà uno spazio limitato dove poter, diciamo, agire all'interno della casa. Una cosa importante, non dobbiamo caricare di suspense questo momento, quindi non dobbiamo considerare il cane prima di uscire, non lo dobbiamo accarezzare, non gli dobbiamo dare masticativi, lo dobbiamo lasciare tranquillo. All'inizio cominceremo uscendo un minuto, poi dopo tornando in casa senza fare le feste, poi 2 minuti, 5 minuti, un quarto d'ora e così più avanti fino, diciamo, a qualche ora. Quindi la cosa importante è far diventare, diciamo, il momento di rimanere da soli come una routine, un qualcosa, diciamo, assolutamente normale, che non è carico di emozioni. Quindi non lo accarezziamo, non lo consideriamo prima di uscire e non facciamogli le feste quando rientriamo. Vedrete che il cucciolo, diciamo, imparerà velocemente a stare da solo a casa. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.